esempio, di un aiuto. Allora lì voi capirete che veramente vi amate e che il vostro amore non è astratto, non è semplicemente un amore fondato sulle parole o sui codici, ma è un amore vero che tocca le fibre del vostro cuore, fibre del vostro cuore che potranno vibrare anche quando sarete anziani, proprio perché l'amore quanto è vero. Grazie di Dio prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Io Valeria accolgo te Giuseppe come mio sposo, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedele sempre, nella gioia e nel dolore, nella salute e nella malattia, e di amarti e onorarti.